A Venditalia 2016 ci sono anche degli esordi, non parliamo solo di distributori, ma anche di nuovi amici che entrano nel mondo della distribuzione automatica, per quanto diciamo che di famiglia tu ci sei nato nella distribuzione automatica. Siamo allo stand di Ducale dei fratelli Sandei con una nuova generazione che in questo caso vede il volto di Francesco Sandei. Benvenuto, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VennitV.it. Grazie a tutti. Allora, siamo qui sul nostro stand per vedere l'anteprima, la novità di questa edizione Venditalia 2016. È la nostra City Tricaps, un nuovo concetto di macchina dove il cliente, dove il gestore potrà scegliere se avere nella stessa macchina tre bicchieri differenti, quello da 100 per l'espresso, quello da 160 e da 250, oppure se avere la macchina nella versione da due bicchieri, nel 100 e nel 250, con l'aggiunta di un coperchio che verrà erogato già sopra il bicchiere a fine dell'erogazione. Una delle novità, una delle cose che contraddistinguono questa macchina è sempre il plotter meccanico, ovvero il braccio che porta il bicchiere sotto i contenitori. La peculiarità di avere tre bicchieri è quella che di avere anche tre ganci di dimensioni differenti per poter afferrare il bicchiere in base alla dimensione. Per fare questo abbiamo fatto un magazzino, che adesso se volete ve lo faccio vedere per farvi capire un po' il funzionamento della macchina. Io, mentre lui apre la macchina, ci terrei a mostrarvi una cosa importante, che questa intanto è una macchina corazzata per uso pubblico, cioè può essere messa anche all'esterno con una serie di caratteristiche che poi magari lui dopo ci mostrerà. Prego, prego, apri pure. All'interno quella che è diventata ormai la famosa campana senza aria, quella che sottovuoto, quella che va a tirar via l'aria e l'ossigeno che può andare a far ossidare il caffè, che contiene ben due sciroppi a scelta per realizzare il topping, che contiene tre tipi di bicchieri diversi, o due tipi di bicchieri diversi e un tappo per poter fare il coffee on the go, come in genere negli States lo chiamano, e altri serbatoi per solubili. Insomma, questa è una macchina davvero ricca, Francesco. Questa è la nostra macchina attualmente più completa, nel senso che è sempre presente il nostro gruppo caffè, che contraddistingue la nostra gamma City ormai da vari anni. C'è presente la nostra campana sottovuoto, può essere messa tranquillamente una campana normale. Sono presenti 8 contenitori, 2 sciroppi per variare il più possibile le ricette. Sono presenti, appunto, come dicevi tu prima, 3 tubi per 3 bicchieri, 2 coperchi. Molto innovativo è il nostro sistema di erogazione del bicchiere, di presa del bicchiere, nel senso c'è sempre il nostro braccio meccanico che in base al bicchiere, al prodotto e al bicchiere selezionato andrà nel magazzino, come potete vedere qua, e prenderà il gancio piccolo, il gancio medio o il gancio grande. Una volta preso quello, il bicchiere verrà sganciato. A fine erogazione, se dovesse venire selezionata un'erogazione con bicchiere diverso dal precedente, il plotter andrà a sganciare il gancio di prima per prendere il nuovo e così partirà la nuova erogazione. Detto questo, dopo la macchina, appunto, rimane comunque sempre una nostra City, quindi con i vantaggi di sempre. Trasparente. Porta pannello trasparente. Vision, assolutamente. È opzionabile la porta chiusa, ma insomma il Vision è quello che negli ultimi anni ci ha contraddistinto. Sicuramente necessita di una maggiore pulizia, però il consumatore finale è certamente invogliato a consumare in una macchina dove si vede l'interno, si vede il caffè che c'è e si vede il percorso che porta il caffè nel bicchiere, nella mano del consumatore. E ancora, passiamo invece da quest'altra parte, dove c'è la seconda novità che presentate quest'anno, la macchina doppia campana.
perché doppia campana? Allora, la seconda novità di quest'anno è la presenza del doppio macinadosatore, quindi la possibilità di dare due tipi diversi di caffè in grani a due prezzi di vendita differenti nel nostro modello di macchina CT600. Fino a poco tempo fa era possibile solamente nel modello più, nella sorella più grande, la CT700, e adesso invece ci siamo ampliati rendendo completa la nostra offerta. Come detto prima, il fatto di avere due campane dà la possibilità al gestore di dare due tipi di caffè diversi a due prezzi di vendita diversi. Quindi il cliente finale può scegliere cosa appunto poter prendere. Mi piace osservare la sua calma, la sua serenità, la flemma con cui sta affrontando questa intervista, la sua prima intervista televisiva, considerando che fino a più o meno 450 secondi fa diceva: oh, che ansia, oddio. Speriamo che tu non vedere dopo le scene eliminate, il background, perché sennò... No, tranquillo, la mettiamo su paper vending. Perfetto. Dai, scherzo. Francesco, figlio di Stefano Sunday, è stata comunque una bella intervista perché è stata sintetica, esauriente, si è riuscito in modo molto elegante a dire tutto ciò che era necessario per presentare le due macchine presentate proprio in questa edizione Venditalia. Come per te il vending del futuro? È una domanda difficile, nel senso che chi si ferma è perduto, dovrà sempre esserci qualcosa per portare novità al gestore e soprattutto al consumatore finale. Se io avessi già in tasca l'arma rivoluzionaria avremmo già finito, però insomma qualche progetto in cantiere molto interessante ce l'abbiamo, e quindi già nei prossimi mesi vedremo qualcosa di interessante. Francesco, tu oggi ti occupi della supervisione alla qualità, il monitoraggio delle spedizioni, cerchi di farti le ossa, insomma, un po' in tutti i ruoli in azienda, partendo, mi dicevi poco fa, anche dall'alzare i pacchi quando arrivano le materie prime in azienda o devono essere spedite. Questo ovviamente non può farti che onore, perché il passaggio generazionale non può prevedere solo una parte di tipo amministrativo e o manageriale. Devi cominciare a spazzare a terra in deposito, nell'officina, nella parte dedicata alla produzione, per appunto farti le ossa. Assolutamente. Il primo giorno in cui sono entrato in ditta, mi ricordo, mio padre mi disse: noi costruiamo e vendiamo le macchine. Per saper vendere le macchine devi sapere le macchine come sono fatte. Quindi mi ha messo in officina e mi ha fatto girare un po' tutti i vari reparti per capire come vengono prodotti, montati i vari pezzi della macchina. Attualmente sono al reparto controllo finale della macchina e spedizione, e coadiuvo quando c'è necessità, quando mi chiama mio padre, nell'ufficio, diciamo, acquisti. Grazie Francesco. E dunque, dopo nonno Ugo, dopo papà Stefano e zio Pietro Sunday, è il momento di Francesco, ma anche di Marcello, di Gianluca, voglio dire di tuo fratello. Tra qualche anno entrerà anche lui, una volta finito il suo percorso di studi, si chiama Andrea. E un po' per volta la famiglia Sunday continuerà ad espandere questo brand creato da nonno Ugo, che con grande sacrificio, perseveranza e forza di volontà è riuscito a dare un impulso a questo settore sin dagli inizi degli anni 60. Francesco, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. E io nel frattempo, dopo aver bevuto un caffè attraverso la nuova macchina presentata qui alla Ducale, continuo con altre interviste per documentare altre novità a Venditalia 2016. Non andate via.